490 a.C., l'esercito del potentissimo impero persiano attraversò il mare che lo separava dalla piccola Grecia con l'intenzione di sottometterla. E il 29 settembre di quell'anno, a Maratona, appunto, i greci sconfissero un nemico infinitamente più potente di loro, salvandosi dal rischio, per loro inaccettabile, di diventare da un popolo di liberi cittadini quali erano una massa di sudditi. E Episodio mitico. poi continua, Episodio continua, mitico. e continua con un racconto di Maratona e poi naturalmente le Termopili che seguono. Corrispondente. Davvero bello, lineare, con una prosa concreta, Beh, certamente tipica l'eleganza della scrittura di della chissà, Cantarella è sì, proprio di chissà indubbia. e Io sa la leggo sempre con raccontare. un piacere immenso. E veramente bisogna dire che questo libro si legge con un piacere immenso, è scritto magistralmente Con una grande e con capacità concretezza notevole. colloquiale, cioè di Sì, grandissima colloquiale, sì. precisione, lei lo dice anche nell'introduzione, molto Altro colloquiale, che. che non è un libro rivolto all'Accademia, non perché No, ce l'abbia, ma lei certo. stessa Ma lo sì, è lei ha stata, una ha carriera insegnato accademica fino al 2010 strepitosa. a Milano, ha Sì. insegnato anche all'estero, è stata in Sì, America, ma una donna certo. con una grande esperienza, Non ci veramente anche piove. di tipo internazionale. Certo. E molto libera anche come forma mentis, è veramente una donna che appartiene, una studiosa che appartiene pienamente all'epoca più libera del nostro Novecento, e con una formazione. Io, per esempio, Infatti nella mia, non avevo mai focalizzato sì. Sì. l'attenzione sul, perché la sapevo, insegnante di diritto greco e romano, diritto greco Sì, antico a certo. Milano, che lei è laureata in legge. Sì. È una giurista E eccellente questo rende il suo ed racconto è storico però, molto sì, molto solido molto solido, e ma circostanziato. perché? Perché lei è figlia di un grande antichista, Sì, Raffaele certo. Cantarella, Beh, capire. nato a Messina, però poi insegnante a Napoli, poi trasferitosi a Che Milano, Cantarella è un e quindi cognome lei è cresciuta a siciliano, no? Milano, Sì. Eh cresciuta a beh, sì, Milano, ha certo. studiato in modo eccellente a Milano, si è laureata a Milano. Ma questo padre importante, famoso Beh, sì. antichista, la indusse, spirito libertario, quale è sempre stata anche da ragazza, ecco, a non laurearsi proprio in archeologia, lettere Sì, classiche, eccetera. però. Poi Quindi invece poi veramente ha è dato il suo campo, dei insomma. risultati nel campo degli studi Questa classici cosa che eccellenti, tu soprattutto in dici, alcuni settori. sì, si legge bene questo libro, che in fondo lei Sparta scrive e un libro, Atene, Spartiatene, cioè, autoritarismo e e democrazia, democrazia. e scrive un libro che parte dall'analisi di un luogo comune, la contrapposizione da Sì, Sparta e Atene, che tutti che poi conosciamo. lei dipana nei suoi termini giusti, soprattutto giuridici, ma anche letterari, artistici No, e sociologici, lei sociologici, analizza e ti fa tutti capire gli elementi strutturanti di queste due grandi civiltà, che poi sono una civiltà, quanto quella ci greca. sia di aberrante nel luogo comune e quanto però si possa Fuorviante, capire un po' come più mai è che aberrante, nato, certo. che è un principio generale, credo, di tutti i luoghi comuni di questo mondo. Cioè, il Sì. luogo comune esiste perché in qualche modo contiene in sé una verità profonda. Non di meno, sovente, quella verità profonda non è poi quella che corrisponde veramente alla realtà delle vicende. Per cui il libro ha questa doppia Ma infatti chiave. uno degli elementi centrali di riflessione, uno dei Sì. temi centrali della sua riflessione è proprio il Il mito e mito, la ah beh, differenza sì. tra mito e storia. Beh, perché mito per forza sono entrate nel mito le due città Certo. e sono diventate due modelli, due archetipi tuttora, due modelli di Certo. comportamento politico. Ma Nella parte infatti conclusiva, se si può chiamare, sì. come dice lei Vabbè, stessa, insomma. conclusiva, lei infatti dà una lettura veloce ma molto interessante della interpretazione, della ricezione di questo mito positivo, un po' fuorviante, Questo è il da fulcro. parte di grandi Ma personaggi e di certo. epoche per noi fondanti, non so, l'illuminismo, la Ma rivoluzione francese, il l'illuminismo. nazismo, mamma mia, cioè Perché il Hitler nazismo. che amava Sparta, Questo per esempio è un equivoco mirabile. Goebbels che va a Goebbels, Sparta, sì. pazzesco, no, questo pazzo possiamo anche leggerlo perché Leggiamolo, vediamo se lo eh. ritrovo, che l'avevo citato io qui, ma Vabbè. ecco,
Qui vedo sul tuo appunto il feldmaresciallo. Sì, 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 Goebbels dichiarò, comunque, ecco, lui dichiarò di sentirsi come in una città tedesca, sì, trovandosi a Sparta. Certo. Si trovò talmente a suo agio che pensò di trovarsi in una città tedesca, perché la Germania nazista, secondo lui, secondo Goebbels, era la nuova Sparta, la città dei conquistatori capaci di preservare la purezza razziale, ecco, e per questo imbattibili. Allora, per lui questa cosa dei 6.000 sì, 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 cittadini, gli spartiati, no? Sì. La parte più alta, la classe più sì, alta, sì, classe che hanno dominato su 360.000 iloti, per lui questa era mitica. Certo, era... voglio fare io certo, così uguale, anzi meglio. Ma anche Robespierre, allora, si è fatto un mito di Sparta. Robespierre, è vero. Sì. Ora... I Giacobini. Ecco, in quello che dice la Catena si capisce quanto di questo mito, quanto la lettura, l'interpretazione di Hitler in qualche modo sia effettivamente coerente con alcuni aspetti, ma sia poi in realtà aberrante rispetto alla realtà storica complessivamente intesa. Sì, perché cioè non è vero, sì, è vero che il bambino spartano, a 6 anni lo levano dalla famiglia e lo consegnano alla comunità dove si forge. Questo mi pare di capire dal libro della Cantarella, emerge che è vero, cioè è testimoniato. Sì, però la tipologia della formazione che viene data al cittadino spartano non si riduce a questo, e questo lei lo spiega benissimo. Comunque la differenza fondante tra le due città, che è vero, come dice la nostra ottima Cantarella, è vero che sono due polesi, quindi è il modello della polis, che tutto sommato non può essere così distante, no? Infatti, non possono essere due modelli così enormemente distanti tra loro. Certo che lo sono un po' nella sostanza, sì, ma il fatto dei cittadini certo, che governano la loro città certo, in modo diretto, il mito famoso, questo sì che è un mito della democrazia diretta, è vero per tutte e due le città. Ma certamente. Ma è la cosa però incredibile, quella è sempre molto bella anche me. Com'è che non è rimasto poco, non è rimasto quasi niente di Sparta ed è rimasto così tanto di Atene? Perché infatti sì, leggendo il libro resta, uno se lo chiede. Sai una però cosa? Quanto basta comunque per Sparta per analizzare le strutture fondanti di questa grande civiltà che non era affatto inferiore a quella di Atene. È vero. A me è sempre molto incuriosito l'aggettivo laconico che si usa ancora adesso. Laconico, sì, sì, certo. Laconico, che è una caratteristica spartana. Su cui no? Lei indaga, perché c'è laconico, mica voleva dire che loro, che gli spartani non conoscessero l'uso e il potere della parola. È soltanto un modo di attivare. Solo che per loro era essenziale non sprecare troppo le parole, ma essere, come dire, aderenti. Sacrosanta lezione, anche per noi. Per te soprattutto. Per me soprattutto. A questo fatto dell'essenzialità. Non essere ridondanti, ma poi si sofferma su tanti altri temi. A proposito di questo, sai che io non sapevo, l'ho imparato leggendo questo libro, che per esempio un elemento di non contrapposizione tra Atene e Sparta è che entrambe le città hanno la dea Atena certo, come referente sacro. Perché uno dice Atene, vabbè, sì, non c'è dubbio, il Partenone è ovvio, ma la Cantarella dimostra bene, spiega bene come questo vale anche per Sparta, anche Sparta, soltanto che, come dire, ogni città ha la sua Atena, cioè certo, Atena è una divinità talmente vasta di senso e di presenza che in effetti può essere la protettrice, uso un termine forse improprio, di due realtà che poi sono effettivamente profondamente contrapposte, ma tuttavia hanno punti di congiunzione fortissimi. E poi il mito nasce comunque da alcuni momenti fondanti della storia delle due città, come l'episodio che tu ricordavi, che è veramente, e tutti lo ricordiamo, inutile che lo ricordiamo anche sì, il giro delle Termopili, è il mito fondante della fama di Sparta. Lo spiega gli bene. Gli eroi che decidono di morire per dare un segno di vittoria morale, se non mi morale. Piace molto come lo racconta lei senza retorica, no? Il discorso di Pericle quando parla di Atene, quello è un altro punto di rimente della sua analisi. Pericle, il mito di Pericle, dove lei fa veramente notare che se c'è uno forse a cui si potrebbe applicare il proverbio che predica bene e razzola male, potrebbe pure essere Pericle. Beh, questa democrazia, per esempio, mi baso proprio sulla lettura, sulla diagnosi filologica della Cantarella. Io ogni volta che vado su quel dettaglio mi meraviglio, proprio a proposito degli stranieri che né a Sparta né ad Atene avevano diritti
di cittadinanza, no? Sì. Perché mo... io sempre il fatto che anche Aristotele non poteva votare. Ah sì, e che, sai, no, che non lo sapevo, questa cosa mi ha lasciato infatti, di stucco. No, cioè, no, io lo sapevo. In base alle aulee regole della democrazia, del merito della democrazia periclea, uno come Aristotele non aveva diritto di voto. Ah cavolo, andiamo bene, quando noi diciamo sarebbe bene che votassero solo quelli che sanno. Beh, ma allora come la mettiamo? Questo vedi però dimostra che è vero che la democrazia è il più alto concetto sociale e politico, ma l'attuazione di quel concetto è il più difficile. Cioè, e da questo libro comunque la sua emerge indagine in un modo veramente acuta, poi piacevolissima da leggere, perché si capisce che lei è appassionata di questi temi, di questi argomenti, su cui ha molto scritto, scritto più di 20 libri, tantissimi. I libri vengono bene famosi, quando ti piace quello che scrivi. Su questi grandi temi, soprattutto il tema femminile. Ah, ma beh, sì, non abbiamo, certo, quello quando si ferma ad analizzare, per esempio, le strutture educative, i modelli sociali, ma veramente si scoprono delle cose. La formazione. Alcune cose, proprio anche io non le sapevo, alcune le sappiamo, cioè, per esempio la formazione continua del cittadino spartano. Continua, da 7 anni in poi, il cittadino, il bambino certo. spartano, è per diventare la formazione continua. È affidato allo Stato. Per quello, tra l'altro, i grandi totalitarismi, no? Guardano a Sparta certo, come a un modello. Leggono perché quell'aspetto. Lo Stato prevale sull'individuo, certo. Certamente. A meno quello non c'è dubbio. Tutto sta a intendersi come prevale. Certo. Certo. Ma sai che la stavo pensando, qui rifugge anche un po' l'aspetto letterario, perché alcune analisi letterarie di questo libro, per esempio delle tragedie, Esquilo, Sofocle, cioè, sono bellissime. Sì, molto, perché poi sono utilizzate come documento. Sì, mette in evidenza come nella tragedia greca rifulgano i grandi temi politici, sociali. C'è quel passo che mi è tanto piaciuto, dove contrappone il Prometeo incatenato di Esquilo all'Antigone di Sofocle. All'Antigone di Sofocle. Antigone che non è stato tanto simpatico. No, è un grande modello femminile, sì, però sì. L'ha sempre vista dura di cuore. È vero, nonostante sì. questa difesa a oltranza, no? Cioè, la famiglia, del non fratello. Non è detto che le donne si debbano sempre difendere tra loro, ma no, tutto ma sommato. Ha indagato sulla condizione femminile nel modo più attento. Ma assolutamente. Che io conosca la messa in evidenza del fatto che a Atene le donne non avevano formazione. Sì, ecco, per esempio, a proposito dei due modelli, la condizione della donna a Sparta era una condizione straordinaria, molto che più faceva alta. Dire al nostro maschilista Aristotele che sì. Sparta era nelle mani delle donne. Ma allora hanno fatto bene a non dargli il voto. Comunque, le donne a Sparta erano educate più o meno come certo, noi partecipavano, certo. sappiamo, quelle che secondo alcune di queste fonti antiche, le donne che mostravano le cosce, come no, loro certo. erano autorizzate a partecipare alle certo. gare, alle gare sportive, gare sportive. Come gli uomini. Comunque, cosa che io auspicherei anche oggi. Certo, la vera grande rivoluzione del problema della donna. È l'equiparazione reale, reale equiparazione. Lo dico sempre, è nello sport, perché se ci fosse una norma che abolisce il calcio maschile e quello femminile, per cui le squadre di calcio debbono essere composte da uomini e donne, poi secondo i meriti, questa per me sarebbe la più grande svolta tornando sociale. Tornando alla differenza di città, il modo in cui vivono le donne ad Atene è veramente pazzesco. Ma certo. Cioè, veramente il mondo islamico, ovviamente quello più arretrato, ma non ha niente a confronto. Gli ma no, ma è tutto, infatti perché è tutto vivevano, un altro mondo. Vivevano, no, ma vivevano in modo veramente tormentoso, cioè non esistevano le donne ad Atene. Dal punto di vista del diritto, questo, dal punto di vista infatti, della famiglia. Vedi che lei che è una giurista, e lei questa cosa la tira fuori in un modo. E bisogna leggere. E non avevano nemmeno diritto a un'educazione, mentre a Sparta sì. E questo è molto documentato, e appunto ti dicevo, bisogna leggere questo libro per togliersi dalla mente certi preconcetti e crearsi dei concetti invece su problemi come questo, di cui a volte si parla, straparla, poi non si sa la verità storica. Quindi, come acquisizione di grandi verità storiche, sai che la lettura di un libro così è un tema di grande attualità, ancora di grande attualità, nonostante la nostra apparente libertà, ma mentale apparente, molto apparente. Un grande tema come l'omosessualità, sì, quello ovviamente viene trattato con una accuratezza e una capacità di informazione. Sì, sì. Veramente unica. È la pederastia, no? Sì, tutta la problematica. Chi di noi mai penserebbe che
faceva parte del processo educativo. Infatti sì. E era fatto integrante, naturalmente strutturata in certi termini, l'adulto e il giovane, prima che la sessualità prima che compisse 18 anni, quando era autorizzato ad essere lui parte attiva. Problemi che per noi sono ancora quasi tabù. Infatti sia ad Sparta che Atene erano parte integrante del processo educativo. L'amante adulto e l'amato giovane, la pederastia chiamiamola, erano come maestro e discepolo, che per noi ancora oggi è tutta la nostra presunta di che ci spiazza. Ma ecco, prima anche qui la differenza tra Sparta e Atene, a Sparta è considerata anche l'omosessualità femminile. Ah sì, altra cosa. Ad Atene proprio non esiste nulla per le donne. Ma questo è spartano. Nessuno spazio, tranne che per le etere. Ma comunque è un tema gigantesco che la Cantarella tratta con una serietà e una capacità di documentazione obiettiva interessantissima. Cosa quanto mai indispensabile poi al giorno d'oggi, in cui è un libro da immediatamente leggere, ma si legge veramente come si legge molto bene. Due grandi città vengono fuori di nuovo mitiche, perché sono veramente due grandi mitiche, e nel contempo attraverso una diagnosi giuridica e storica veramente delle loro istituzioni politiche, dei loro modelli sociali, dei loro comportamenti. Per esempio è bellissimo come descrive il passaggio dallo schema di comportamento omosessuale del giovane nobile spartano al matrimonio, al rapporto eterosessuale con una donna. La donna doveva travestirsi da uomo in un certo senso. Doveva, per non traumatizzarlo troppo, doveva essere come un uomo. Ma insomma, a proposito, sono interessanti le due città così meravigliosamente, in fondo davvero mitiche. Però che fine hanno fatto strano? Cioè, di una è rimasta una traccia memorabile, il grande teatro ateniese, la democrazia ateniese modello ancora di civiltà, e dell'altra pure così splendida. Dell'altra sono rimasti solo i sogni di Hitler. Però, due modelli comunque incubi. Imperialisti tutti e due, ricordiamoci. Esatto. Fondati su una democrazia gestita da cittadini liberi, che fondavano però la loro libertà e la loro etica politica su anche una massa di asserviti che non potevano in nessun modo partecipare alla vita politica. Questo è un punto. Non solo gli stranieri, ma gli schiavi, gli loti. Questo è un punto davvero. Erano comunque due modelli delicato e complesso. Quindi mitizzare la democrazia, anche quella ateniese, ricordiamoci sempre su che cosa poi in realtà era. Sarà bene ricordarcelo. Grande Eva Cantarella. Sì, è vero, guarda. Veramente grande, bellissima donna. Bellissima donna e bellissimo libro. Insomma, non è poco, vero? Certo.